Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, donne nel patriarcato. L'amico blogger Mirvi74 mi manda un bel messaggio, mi dice: mi piacerebbe un bel tuo commento video sulle trasformazioni della donna nell'attuale regime patriarcale come vittima del carceriere uomo, ma anche sotto l'aspetto dei sentimenti, degli atteggiamenti, delle aspirazioni carrieristiche che spesso sono sempre più mascoline. Insomma, cosa ha prodotto il femminismo? Dunque, cari amici, questo mio spazio sul web è dedicato proprio a questo argomento, che poi ho trattato con la dovuta documentazione in questo mio romanzo, La stirpe del serpente. Allora, caro Mirvi, io non possiedo ricette miracolistiche. Sto esaminando la struttura del patriarcato, esaminandola da una prospettiva che mi consente di verificare meglio che cosa sia il patriarcato. Questa mia prospettiva è la prospettiva matriarcale. Nel matriarcato i sentimenti umani, sia degli uomini che delle donne, erano molto diversi. Innanzitutto non c'era la proprietà privata, innanzitutto quella nefasta invenzione che ha rovinato l'umanità. E poi ovviamente non c'erano tante altre cose nel regime matriarcale. Il regime matriarcale non era il regime del libero amore, che sia chiaro, eh? Il regime matriarcale c'erano assetti matrimoniali ben precisi. Non c'era ancora una netta consapevolezza che dai rapporti sessuali nascessero i bambini. Nasce dopo questa, è proprio questa scoperta poi che è alla base del patriarcato. E gli assetti matrimoniali si basavano su altre motivazioni che non quella di fare figli. Non esisteva la figura del papà, per cui anche qua salta per aria la questione del complesso edipico, che appunto è una questione storica, non è una questione naturale, storica, non è universale. Storico il complesso edipico, nasce proprio col patriarcato. E i sentimenti erano diversi allora, c'erano assetti matrimoniali diversi, ben regolati, vivevano 4, 5, 6 uomini con 4, 5, 6 donne. Noi la chiameremo promiscuità, noi dal nostro punto di vista, ma per loro non era promiscuità. Non era promiscuità per loro, era giusto per loro comportarsi così. Non avevano ancora il problema della paternità. Allora, poi col passaggio al matriarcato, il lento passaggio, ci sono voluti secoli per passare dal matriarcato al patriarcato, c'è stata una lunga fase di interregno con l'alternarsi di normative patriarcali, sino alla vittoria suprema del patriarcato e alla sottomissione definitiva della donna. La testimonianza più chiara, più universale, la troviamo nel libro Genesi del Vecchio Testamento, no? La donna tentatrice che induce Adamo in peccato, la donna viene dichiarata essere inferiore, un essere inferiore, e in pratica diventa lo suo status assomiglia a quello dello schiavo. La donna diventa uno schiavo o diventa una carcerata, ma è una carcerata perché il matrimonio è fatto proprio per essere in carcere la donna. Deve andarci vergine, assolutamente vergine, e poi deve restare fedele al marito. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. Deve stare fedele, pena la lapidazione che c'è ancora adesso. Poi tutti i vari velamenti, burca, poi ci fu inventata anche la clitoridectomia, l'asportazione del o della clitoride, perché gli antichi patriarchi la sapevano più lunga di Sigmund Freud, avevano scoperto qual era il punto del piacere delle donne, era la clitoride, e la portavano via, come fanno ancora oggi in varie parti del mondo. Va bene. Allora, quali sono i sentimenti? La donna quali sentimenti ha potuto sviluppare nel corso dei 3.500-4.000 anni di patriarcato? Ha sviluppato i sentimenti che normalmente sviluppavano gli schiavi nei confronti dei padroni e i sentimenti che tutt'oggi sviluppano i carcerati nei confronti dei carcerieri, e sentimenti di falsità.
La falsità diventa una difesa, cioè lo schiavo deve misurare le parole, non può essere sincero con il padrone perché teme il padrone, mentre il padrone può essere sincero con lo schiavo e gli può dire quello che vuole, rivelare anche tante cose, tanto lo schiavo è lo schiavo, deve, è sottomesso. Con la stessa cosa per il carceriere si può permettere di rivelare tante cose al carcerato, ma il carcerato deve stare attento a non rivelare tante cose al suo carceriere perché ha paura. Ha paura della rivalsa del carceriere, eh? E così le donne di solito non rivelano i loro sentimenti, non li rivelano perché hanno paura della rivalsa dell'uomo. Le donne di solito parlano molto di tante, tante, tante cose, ma con l'uomo stanno molto attente quando parlano dei loro sentimenti di amore, del piacere, con le amiche sì, ma con l'uomo, mentre l'uomo si può permettere di raccontare ogni sciocchezza alla sua fidanzata, alla sua moglie, tanto per vantarsi, le donne non raccontano le cose per vantarsi. Parlano della moda, parlano di qua, ma non possono, è stato sviluppato il sentimento della falsità. È lo stesso sentimento che sviluppa il carcerato nei confronti del carceriere e lo schiavo nei confronti del suo padrone, non si scappa. E la nostra è una posizione molto scomoda, perché a fianco a noi non abbiamo una persona con la quale dialogare alla pari, ma abbiamo una mezza persona. Al nostro fianco, anche nell'Occidente sviluppato, noi non abbiamo un nostro pari, abbiamo una persona che non ci può dire la verità. E questo è questo che ci fa capire che il patriarcato si basa sulla falsificazione da parte del 50% della popolazione. Il 50% della popolazione è obbligato a mentire. Le donne sono obbligate, che sia chiaro, come legittima difesa. Come legittima difesa. L'uomo nel letto coniugale gli racconta tutto alla moglie per farsi bello. E la moglie no, non può restituire la sincerità, non è possibile, perché non conosce mai quali possono essere le reazioni del padrone o del carceriere. Ecco, caro amico, il femminismo è stato un movimento che ha reagito a questo assetto. Poi, siccome purtroppo non si può tornare indietro dal patriarcato al matriarcato, il femminismo non ha potuto altro che indirizzarsi nella direzione di far fare alle donne grosso modo le stesse cose che fanno gli uomini. Il femminismo non poteva compiere operazioni miracolistiche e quindi noi adesso vediamo le donne che fanno la carriera come noi, è il male minore. Per le donne questo è il male minore, caro. L'emancipazione consiste anche nel limitare il carceriere, che il carcerato già passi a livello del carceriere è un passo avanti. Certo, il carceriere non è contento, ma questo è un altro paio di maniche. Io vi dico, guardate, è meglio un rapporto autentico, anche di breve durata, che un rapporto inautentico che duri per tutta la vita. Quei rapporti inautentici che assomigliano ai sepolcri imbiancati, che fuori sono tutti belli, puliti, bianchi, brillanti, e dentro c'è il marciume. Va bene, caro Mirvi 74, io ripeto, non ho ricette miracolistiche, ti ho espresso quella che è la mia teoria, diciamo così, e spero di averti un pochettino soddisfatto. Ringrazio te, ringrazio tutti gli amici blogger e a tutti tanti saluti da Serafino Massoni.